Ciao ragazze, bentornate sulla mia rubrica Che profumo sei? Oggi vi parlerò di due profumi che in apparenza sembrano uguali, ma in realtà sono molto diversi tra di loro. Eccoci qua. Come dicevo prima, oggi vi parlerò di due profumi che tra di loro sembrano molto uguali, ma in realtà sono diversi tra di loro. Sto parlando di Tiffany & Co. Eau de Parfum. Eccolo qui. E Tiffany Eau de Parfum Intense. Allora, se voi guardate bene il flacone, sembra uguale, ma anche nel flacone ci sono delle diverse sfaccettature. Allora, cominciamo prima di tutto a parlare del Tiffany Eau de Parfum classico. Questo profumo è nato nel mercato nel 2017. Il naso profumiere è Daniela Roche-Andrière. Come potete vedere, la sua botticetta ha la forma di un diamante. Infatti è stato lanciato proprio da Tiffany, la famosa gioielleria, famosa in tutto il mondo, che è stata fondata nel 1837 da Charles Tiffany. Quindi una profumazione che si ispira molto ai gioielli, ai diamanti. La botticetta, dicevo, ha la forma di un diamante, il contenuto al suo interno è bianco, è chiaro. Sopra c'è sempre il tappo a forma di diamante che riflette il colore del collo della botticetta, che è questo blu Tiffany, proprio il colore che rappresenta proprio la Maison Tiffany. Cosa si può dire di questa fragranza? È una fragranza molto delicata, molto fresca, floreale, però ahimè poco persistente. Infatti sulla mia pelle dura circa 2-3 ore. È un profumo molto discreto per una donna raffinata che ama non essere tanto al centro dell'attenzione, quindi una donna discreta, una donna che lo porta così senza troppi impegni, diciamo così. Io lo vedo molto bene nei mesi primaverili ed estivi, però devo dirvi la verità, io l'ho usato tutto l'anno e devo dire che non dà fastidio perché è una profumazione, appunto, come dicevo prima, leggera, sa un po' di note agrumate, note fiorite, però tendenzialmente risulta essere un po' secco, quindi è adatto un po' a tutto il periodo dell'anno. Allora, adesso io lo spruzzo sulla mia pelle, così brevemente ve lo descrivo. Ecco, già quando si spruzza c'è questa specie di pioggia che cade sulla pelle che dà questa sensazione proprio di avvolgimento. Non è uno spruzzo, come dire, troppo marcato, troppo forte, quindi non so neanche come definirla, che dà questa sensazione proprio di delicatezza, si espande bene, insomma, sulla pelle. Allora, si nota subito nelle note di testa, dicevo, il bergamotto, note agrumate, quindi bergamotto, limone, mandarino, quindi note molto fresche che subito vengono percepite, però poi subito entriamo nel cuore del profumo. E qui troviamo l'iris. L'iris che troviamo non soltanto in questa versione, ma anche in questa, nell'O Intense. E l'iris agisce come protagonista. Però devo dire che in questa versione Tiffany classico ha una percentuale meno elevata, quindi si avverte in maniera molto più delicata. Abbiamo la rosa all'interno, abbiamo la pesca che risulta molto succulenta e carnosa, quindi dà quella sensazione di delicatezza. E poi verso il fondo abbiamo note muschiate e del patchouli che lo rendono fresco.
quindi un profumo veramente molto raffinato. Nella versione invece Intense, che è stata messa sul mercato l'anno successivo, quindi nel 2018, noi troviamo sempre l'iris nobile al suo interno, ma con una percentuale molto più elevata. Infatti questo burro di iris viene lavorato in una maniera molto particolare, subisce un tipo di distillazione particolare solo per Tiffany, che rende questa fragranza molto più forte, più persistente. Infatti in questa profumazione noi notiamo, perché Intense, perché risulta proprio più intenso, più dolce, più talcato, più avvolgente, più sensuale. La sua bottiglia è sempre simile a quella di prima, quindi diamante, ma all'interno la sua profumazione ha un colore verde. Al contrario, se voi vedete il tappo, qui c'è sempre diamante, che riprende un po' il diamante giallo di Tiffany, il famoso diamante giallo di Tiffany, e risulta bianco perché riflette proprio anche il collo della bottiglia, che invece è color argento. Ed è una profumazione veramente spettacolare. Devo dire che ha una persistenza molto forte, dura circa sulla mia pelle 8 ore, ed è un profumo che non passa inosservato, quindi sempre raffinato, sempre questo iris come protagonista. Nella parte iniziale troviamo sempre il mandarino. Adesso io lo spruzzo e così ve lo descrivo brevemente. E qui già si sente una nota talmente forte, talcata, sensuale, pazzesca. Ecco, quindi dicevo, note iniziali, mandarino, peperosa, la pera, e poi all'interno c'è l'iris, la rosa e il gelsomino, che rende questa profumazione ancora più dolce, più talcata. E verso il fondo del profumo noi troviamo note molto sensuali, molto calde, molto avvolgenti, come l'ambra, come il benzoino, che è una resina molto simile alla vaniglia. Troviamo la vaniglia, il cashmiran, che quindi nota anche questa molto avvolgente, e troviamo sempre note muschiate che rendono il profumo comunque fresco. È un profumo che comunque è adatto nei mesi invernali, proprio perché risulta essere molto caldo e avvolgente, quindi ti dà proprio quella sensazione di grande calore, una grande sensualità. Quindi la donna che porta questo profumo è sempre raffinata, però è una donna che non vuole passare inosservata. Quindi io direi, questo profumo io lo vedrei molto bene, la parte classica, l'eau de parfum classico di Tiffany, lo vedrei molto bene durante le giornate poco impegnative, o comunque quando si va al lavoro, quando si vuole magari essere un po' discrete, non dare troppo fastidio ai colleghi con delle profumazioni troppo intense e troppo forti, oppure quando si esce con le amiche al pomeriggio per prendere il caffè, il tè, il gelato, ecco. Mentre questo io lo vedrei molto di più nelle serate importanti, nelle occasioni importanti, quindi quelle occasioni dove uno veramente vuole far vedere la propria personalità molto forte, con una buona scia, quindi che non passa inosservata. Io dico che entrambe le profumazioni sono veramente ottime. Io le ho provate tutte e due, e io una volta metto una e una volta metto l'altra a seconda delle occasioni. È naturale che il profumo è molto personale, quindi vi deve piacere, deve starvi bene addosso, rispecchia molto la vostra personalità, sta a voi scegliere quale vi piace di più. Bene, io termino qua la mia esposizione, il mio video, spero vi sia piaciuto. Se anche voi avete provato questi profumi e vi sono piaciuti oppure non vi sono piaciuti, datemi qualche commento, e alla prossima. Ciao a tutte!